Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Se vi siete mai chiesti come valorizzare i vostri occhi verdi, in questo video vi parlo di uno dei colori che valorizzano gli occhi verdi e vi farò vedere come metterli in risalto con questo trucco. Il make-up è colore, quindi è molto importante saperlo utilizzare, ma soprattutto saperlo abbinare. L'altra volta vi ho fatto vedere qual era una matita che andava a valorizzare gli occhi marroni. E se non avete visto questo video, vi lascio il link nelle schede per andarla a vedere se avete gli occhi marroni. Vi avevo anche chiesto di intervenire e di farmi sapere all'interno dei commenti se vi piaceva l'argomento dei colori e quali erano le vostre principali difficoltà nella scelta e nell'abbinamento dei colori. Molte di voi mi hanno scritto, quindi ho visto che l'argomento interessa tantissimo, e mi hanno scritto chiedendomi dei consigli su quali matite, su quali colori utilizzare per valorizzare il proprio colore di iride. Dovete pensare che il nostro colore di occhi, il nostro colore di iride, è come l'impronta digitale, è unica, quindi non troverete mai nessun'altra persona che ha le stesse identiche vostre caratteristiche. Si possono individuare delle caratteristiche che sono comuni a tutti. Oggi parlerò di un colore, perché non è l'unico, ma ce ne sono tanti per andare a valorizzare gli occhi verdi, che sicuramente va a valorizzare diversi colori di iride verde. Non tutti, perché ci sono alcuni colori di iride che stanno bene con altre tonalità. Il viola va spesso a enfatizzare, a valorizzare, a tirar fuori il colore di occhi verdi. Tante di voi a questo punto mi diranno: ma io viola l'ho provato, ma non mi ha fatto risaltare lo sguardo. Ma anzi, spesso mi facevo un po' l'effetto occhiaia. Bisogna vedere dove applicare il viola, come applicare il viola. Se lo applicate sopra è un po' difficile che vi faccia l'effetto occhiaie. Se lo applicate sotto è molto più probabile. Ovviamente ci vuole una base sotto che vada a uniformare il contorno occhi in modo che le occhiaie non siano così evidenti o quelle discromie che si trovano nel contorno dell'occhio non risaltino, perché spesso hanno questa tonalità un po' sul viola. Tra l'altro oggi mi sono proprio truccata di viola pur avendo gli occhi marroni, perché il viola sta bene anche con gli occhi marroni, ma ci sa, ma c'è un perché. Però oggi non vi svelo questo perché, ma vi parlo degli occhi verdi. Quando parlo di viola, immagino che molti di voi abbiano in mente, non so, viola, un viola chiaro, prugna, viola che tende al rosso, viola che tende al blu. Ci sono tantissimi colori di viola. E vi faccio vedere un bel po' di tonalità. Potete immaginare che la scelta è veramente molto molto vasta. Dal lilla, il color viola vero e proprio, a un colore prugna melanzana, un colore ancora più scuro. Ci sono tantissime tonalità. Quindi, prima di scartare questo colore, dovete capire quale potrebbe essere il colore di viola adatto a voi. Se avete provato il viola, bisogna vedere come lo avete provato. Se avete applicato, non so, il viola su tutta la palpebra nell'angolo esterno dell'occhio, magari è troppo. Vi basta semplicemente una linea di matita viola per andare a sottolineare il vostro sguardo. Come ho fatto con questa ragazza che mi ha fatto da modella, non è una modella professionista, ma è una ragazza che si è prestata per farsi truccare e che ha gli occhi verdi. E guardando questo video dove trucco questa ragazza, vi state chiedendo se anche a voi può star bene questo trucco, perché magari non siete più giovanissime. Il trucco è pensato per gli occhi verdi, indipendentemente dall'età. Ho scelto questa ragazza giovane giusto per variare un po', per farvi vedere un trucco su una ragazza tra i 20 e i 30 anni. Perché ho scelto il viola? E qui ci tengo tantissimo a farvi vedere la motivazione. Riprendo la ruota dei colori e vado sul verde. Queste sono le tonalità di verde. Come potete vedere, non esiste un'unica tonalità di verde. Ma anche negli occhi è così, abbiamo un blu verde,
quindi un verde che tende al blu, poi abbiamo un verde, poi abbiamo un verde che tende al giallo. Sembrano strani questi colori, però in realtà spesso nell'iride ci sono queste tonalità. Bisogna imparare a individuarle. Perché ho scelto il viola? Perché, come potete vedere, adesso io punto la freccia sul verde. Questo è il verde, verde giallo, che sta sul giallo, e il colore corrispondente è il viola. Ho uniformato il contorno occhi con il correttore e l'ho fissato con pochissima cipria. Ho usato un marrone medio nella piega della palpebra e appena nell'angolo esterno dell'occhio. Poi ho sovrapposto a questo colore un viola prugna solo nell'angolo esterno. Ho sfumato i due colori. Sul resto della palpebra ho utilizzato un colore in tono, un rosa perlato chiaro. Mentre nell'angolo interno dell'occhio ho aggiunto un punto luce, un ombretto bianco panna perlato. La matita che ho scelto oggi è questa matita qui, ve la faccio vedere. È una matita viola che tende al blu, cioè una sfumatura blu. E siamo appunto in questa zona qui, tra questo e questo come colore. Sempre per un effetto tono su tono, ho sottolineato lo sguardo con una matita viola. Ho bordato l'occhio sopra. Ho sfumato la matita. E ho fatto la stessa cosa sotto. Ho sfumato il punto luce leggermente sotto l'occhio. Ho finito il trucco con il mascara, applicandolo sia sopra che sotto. Il trucco risulta leggero da giorno e va bene per tutte, e mette in evidenza lo sguardo. Se l'argomento vi è piaciuto e vorreste approfondire l'argomento dei colori, che è un argomento estremamente complesso, posso creare anche confusione. Invece il percorso va strutturato, diversamente da quello che avviene nei tutorial, dove se vi perdete comunque una parte del video, poi non riuscite a capire bene che cosa fare. Sentite la necessità di approfondire l'argomento in un corso? Fatemelo sapere e soprattutto fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre difficoltà nell'andare a scegliere i colori per valorizzare il vostro sguardo o per i colori da abbinare al trucco occhi o come abbinare il blush alle labbra, al colore del rossetto. Fatemi sapere quali sono le vostre difficoltà legate al colore nel make-up. La prossima volta cambiamo colore di iride e la prossima volta il video sarà dedicato alla matita per occhi azzurri, quindi grigio azzurri, azzurri, poi vedremo qual è il colore. Vi farò vedere qual è la matita che potrebbe o il colore che potrebbe metterli particolarmente in evidenza. Vi aspetto mercoledì prossimo, ore 15, con un nuovo video di make up. Vi saluto, un bacione e buon make up a tutti, alla prossima, ciao!